Salve a tutti amici cooperiani e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi finalmente siamo su World War 3, che lo stavo aspettando da un bel po' questo gioco. Ci sono stati un po' di problemi tra i server che non funzionavano, i server che non funzionavano, i server che non funzionavano. Però fortunatamente questa cosa, adesso sono passati 4 giorni da quando il gioco è uscito, è risolta. Quindi funzionano tutti i server praticamente, server asiatici, server nordamericani e server europei. Infatti guardate in alto a sinistra il ping, qui eravamo in server asiatici. Però dai, non c'era male, adesso funzionano gli EU, quindi ancora meglio. Questo è un video, come vedete dal titolo, delle mie impressioni di come ho trovato il gioco nelle mie prime partite. Il gioco l'ho trovato molto bello, veloce. Le partite durano un sacco, davvero. Le partite durano sempre 40 minuti perché non sempre arrivi alla fine del punteggio che serve per arrivare, insomma, per vincere, insomma, alla fine del punteggio. È un gioco a conquista adesso. Per ora c'è solo conquista, però penso che avanti col tempo aggiungeranno altro. Ottimizzazione del gioco non c'è male. Il problema è che ho notato un bel memory leak, che più giochi più ti peggiorano gli FPS, perché da 110 che stavo fisso poi inizia a calare un sacco a 50, 60, anche 40, e si vede che l'utilizzo della scheda video è proprio basso, è al 40%, poi arriva anche fino al 20% e quello della CPU sta alle stelle, quindi devono riuscire a risolvere questo problema. Penso che col tempo sicuramente fixeranno. Per adesso c'è stato un problema di quando acquistavi le cose non ci voleva una vita prima che ti confermasse l'acquisto, quindi adesso è tutto disponibile, però dipende un po'. Magari quando esce questo video hanno sistemato bene bene tutto quanto e quindi si può già giocare per avere le cose. Quindi per comprarti gli attachment, varie personalizzazioni, vari vestiti per il personaggio, skin, bla bla bla. E allora, tempo fa in un video è uscita una discussione sotto a un commento e di cui uno mi chiedeva di che cosa pensavo di World War 3 e io ho detto che è un misto di Battlefield al gameplay con alcune meccaniche di Tarkov e questo ragazzo diceva no, secondo me è tipo più in Sargency o solo Battlefield, bla bla bla, insomma. E il fatto è che è veramente Battlefield e Tarkov, perché allora quando si parla di meccaniche non si parla sempre di quando giochi, ma di che cosa c'è nel gioco che ricorda Tarkov. Allora, c'è la customizzazione delle armi che è assurda per un gioco del genere. Cioè, voi potete cambiare la canna, lo spengifiamma, diversi tipi di spengifiamma, di silenziatori, di canne, diversi tipi di proiettili, diversi tipi di caricatori, diversi tipi di calci, corpi, tanti tipi di mirini, doppio mirino, quello angolare, quello normale, laser, grip con laser e torce incorporate, grip con solo laser incorporato, laser, torce, tante varianti di grip, cioè puoi mettere tantissime, tantissime cose. E quindi questo è un aspetto, una meccanica che riprende Tarkov. Il coso, la customizzazione dell'arma assurda. Tarkov puoi modificare anche il buco del culo della nonna. Qui no. Però qui, e beh, cioè, è un gradino sotto a quello di Tarkov. Cioè, è veramente assurdo anche qui. Poi, vabbè, il team kill che non in tutti i giochi c'è, però questa non è meccanica di Tarkov. C'è anche il team kill qui, eccetera. Poi, le protezioni, che c'hai la testa e il petto, però se ti colpiscono allo stomaco, qui subisci più danni perché ti colpisce solo il petto. Anche qui Tarkov, se hai l'armatura che ti protegge solo il chest, se ti colpiscono al coso, come si chiama, allo stomaco, ti fanno più male.
E quindi stessa cosa qui. Poi dipende dove ti beccano. Quello è il danno. Se ti beccano alla gamba ti fanno meno danno che se ti beccano al pet. Bla bla bla. Quindi ci sono svariate. Insomma, queste cose sono quelle che ho riconosciuto di Tarkov. Come gioco è molto hardcore. Le persone non ci mettono 40 anni a morire. Dipende ovviamente quanto pingate. E niente. Queste sono le mie impressioni. Come gioco è bello, a me sta piacendo tantissimo. Praticamente ci ho fatto già quasi 15 ore, mi sembra. E il problema è che la maggior parte, cioè tante sono state fatte almeno 5 o 6 nella speranza di connettermi. Però il gioco è davvero bello. E lo sto portando anche su Twitch. Per quanto riesco, quando riesco a dedicarmi un po' di tempo per Twitch, lo porto lì. Non lo sto portando su YouTube perché mi sto dedicando più a fare video, veramente tanto a fare video mi sto dedicando. E quindi preferisco mettere i video su YouTube che lasciarci le live. Però spero di riuscire a fare in modo di scaricare le live. In modo da mettere degli spezzoni belli. Perché c'è stata una partita in cui ho fatto 67-22. È stata una partita assurda, la vorrei mettere tutta. Tutta senza tagli, senza cose, proprio tutta. E niente, queste sono state le mie impressioni. Bel gioco. Animazioni un po' merdose, però non ci faccio tanto caso. I sviluppatori ci stanno lavorando duro, cioè ci sono dei problemi, loro ci lavorano tantissimo, quindi comunque sono contento che stiano cercando di fare di tutto per migliorare il problema che c'è dei server e spero che migliorino sicuramente l'ottimizzazione, che finito il lavoro per i server spero facciano anche un lavoro per l'ottimizzazione del gioco. Quindi che dirvi, io vi lascio al gameplay, spero che vi piaccia il video e spero che vi piacciono anche i prossimi video che porterò su World War 3 perché sicuramente ne porterò altri. E niente, usciranno altri video di Tarkov perché ce ne sono altri pronti. Che dire, poi il 14 novembre esce Fallout 76, esce anche Dead Matter. Quindi 14 sia Dead Matter che Fallout 76. Devo vedere. Penso che giocherò prima Fallout 76 di Dead Matter perché Fallout 76 mi arriva in CD e lo scarico subito. Cioè lo installo subito mentre Dead Matter non so quanto peserà e quanto ci metterò a scaricarlo. Quindi penso il giorno dopo lo giocherò. E lo porterò in live. Entrambi forse li porterò in live. Vediamo, ditemi un po' anche voi. Quindi niente, ora vi lascio veramente al gameplay e niente, noi ci vediamo in un prossimo video qui sul canale. E in descrizione trovate tutto, vi consiglio di andare su Facebook perché lì dico, cioè lì aggiorno su tutto, su qualsiasi cosa, dove il social dove sono più attivo, c'ho anche Instagram, YouTube Cooper trattino basso official, c'è anche il Discord, quindi lo trovate in descrizione. E trovate in descrizione anche il Discord della pagina Facebook di World War 3 Italia. L'avrei dovuto dire inizio video, però se lo state guardando fino alla fine ci andate sicuramente. Quindi in descrizione vi ricordo, ci dovete sempre andare perché ci trovate tutto quello che vi potrebbe interessare. Quindi niente, io vi lascio veramente al video e alla prossima. Ciao ciao. Oh, sono entrato. Muore, va il gioco. Provo a guardare se riesce a entrare da me in qualche modo. Sì. No, ma devo risoluzionarla. Perché devo risoluzionare la risoluzione? Aspetta, perché mi fa risoluzionare tutto. Server a backup. It should be. Questo G38 spara troppi colpi, cioè troppo casino. Non ho finito i colpi. Un altro 30 di scorta. Yappi.
faccio a chiedergli le munizioni? La stessa cosa che mi chiedevo io prima. Ah, di andare da lui vicino e dirgli le... Sta quello cecchino che spara a tutti. Sta finendo un po' tutto, munizioni. Dai, ci dovete morire prima o poi. Come funziona il cecchino, quindi? Vabbè, non muore. E che cazzo devo fare? Strike incoming. Objective Charlie 1 is under attack. Però io e i cecchini non andiamo da col cecco proprio. Sì, sì, come secondaria il mio A316, il G38. Ok, facciamo così. Sì, ma dai gli ordini, zio. Madonna, l'ho one shotata al petto. Ah. Da che parte sono i nemici? Camion blu. Vado verso i nemici. Aprimi, coprimi. Ucciso. Un altro camion blu, sempre. No, mi ha sparato. Ah, se ci va il carro ci vado anche io. Ora ancora uno lì dietro. È fermo. Dove? Dietro al camion blu dove stavo cecchinando. Il camion bianco? Sì, ah, con il guardo 22. Aspetta, mi ha sparato di brutto. Non posso pusharlo. Oh, cioè, che ce n'è uno sulla mia destra. Vaffanculo.